Bene, oggi ci soffermeremo su un film, L'Inganno, che è uscito nel 2018, l'anno scorso, con degli attori molto conosciuti, Colin Farrell, Nicola Kidman, Kirsten Dunst, che è stato estratto da un romanzo che era stato già presentato, è stato già estratto e presentato nel grande schermo nel 1971 come attore Clint Eastwood. E vedremo come da questo film possiamo estrarre dei tratti e il funzionamento del manipolatore perverso. La storia del film è molto semplice: siamo in piena guerra di secessione, 1861, nordisti contro sudisti, e c'è un collegio di solo donne, solo ragazze, che si trova in piena campagna e che si trova al di fuori di tutte queste, di queste, di questa guerra. Mentre una giovane studentessa sta cogliendo dei funghi, scopre un caporale nordista che è gravemente ferito alla gamba e lo aiuta a incamminarsi verso il collegio. In collegio c'è la direttrice Marta, l'insegnante Edwin e poi ci sono le studentesse, e tra cui un'adolescente Alice. La direttrice Marta, che è interpretata da Nicola Kidman, cura la gamba di John, che John è il caporale nordista interpretato dall'attore Colin Farrell, e si può capire come in questo posto sperduto, tagliato dal mondo, di sole donne, l'arrivo di un uomo anche carino va a scompigliare un po' tutta la vita quotidiana delle ragazze, e vogliono da quel momento in poi vogliono presentarsi bene per compiacergli, e lui capisce che può avere una certa azione su queste diverse ragazze o donne come la direttrice e l'insegnante. Verso l'insegnante nasce dei sentimenti, lui dichiara il suo amore, e Edwin è presa da questa dichiarazione d'amore. Man mano che lui riprende un po' le forze, comincia a camminare e Marta, la direttrice, gli dice che è tempo di andarsene, e rimane qualche giorno e dopo dovrà andarsene a fine settimana. I giorni sono contati, qualche giorno prima lui riprende il dialogo con Edwin, insegnante, e di nuovo gli riconferma il suo amore e gli chiede di partire con lui, e poi dice la sera stessa sarebbe andato nella sua camera. La sera invece va nella camera della studentessa Alicia ed è scoperto da Edwin. Ne nasce un litigio, Edwin lo spinge nelle scale, lui si rompe la gamba e Marta, la direttrice, capisce che per salvarlo è obbligata di tagliargli, di amputarla la gamba, amputargli la gamba. Da quel momento diventa aggressivo, diventa ostile verso tutte le ragazze, verso tutte le studentesse, la direttrice, l'insegnante, le studentesse, e Marta, la direttrice, capisce che è tempo di sbarazzarsene, e non sa come fare, parla con le altre studentesse, e non arrivano a vedere come poter sbarazzarsene. Una studentessa suggerisce l'idea di cogliere dei funghi e di avvelenarlo. E così faranno, sarà avvelenato a tavola, e durante quest'ultima cena l'insegnante, che nel frattempo ha consumato un rapporto sessuale con John, non è al corrente di questo perché è ancora innamorata di John, e vede morire davanti a sé John, e finisce così il film. Vediamo adesso in che cosa possiamo soffermarci per cogliere un po' questi tratti del manipolatore perverso. Bene, mentre si guarda così le prime I primi
prima mezz'oretta, insomma, fino a quando non è stato scoperto a letto con l'adolescente, si ha l'impressione che è innamorato dell'insegnante Edwin, e per cui non ci si aspetta veramente che vada a letto con la studentessa. Anche perché con la studentessa non ci sono scambi, molti scambi di dialogo. L'unico dettaglio è che un momento, beh, si vede la studentessa, perché già si vedeva che, come tante, come tutte poi, che era attratta, era incuriosita dall'arrivo di John, entra di nascosto nella sua stanza, la stanza di John, e gli dà un bacio sulle labbra. Ma non ci sono poi, non c'è nessun dialogo e non c'è nessuna presentazione in cui si può vedere John che vuole sedurla, ecco. E questo è un dettaglio importante, perché si va a capire come per le altre due, Martha e Edwin, va a costruire così una serie di dialoghi in cui seduce, le seduce, e le seduce in un modo diverso. In effetti, per l'adolescente non era necessario di comunicare qualcosa, di sedurla, perché ha già capito dal bacio, ma anche dai suoi comportamenti, perché ha capito un adolescente che era in pieno così, in pieno fervore delle sensazioni, dei movimenti sentimentali, anche sessuali che ci sono, e poi dal bacio ha capito che, insomma, non c'era bisogno di sedurla, era già sedotta. Mentre per Edwin, lì capisce che Edwin si trova in quel collegio, si trova da tanto tempo e vuole andarsene via, non ne può più. E in effetti, quando dichiara il suo amore e gli dice di andarsene, beh, lei lo ammette, lui lo ammette che vuole andarsene, che non vuole più rimanere in quel posto. Per cui va a costruire un dialogo che si addice a Edwin, quello di portarla via, innamorato di lei, e sarà lui quello che potrà salvarla, quello che potrà fargli cambiare vita e trovare l'amore eterno, no? Ecco, lei in effetti è l'unica con la quale va a parlare di amore. Mentre con Marta, che c'è una scena importante prima che sia stato scoperto a letto con l'adolescente, in cui si parlano, si apparlano e quasi quasi ci scappa il bacio sulle labbra, ma poi arriva qualcuno e si staccano. E durante tutto questo primo tempo, tra loro c'è un rapporto molto cortese, molto amabile, e lui si presenta sempre in un modo interessato, condiscendente, e anche capisce che la direttrice ha bisogno di un uomo, ha bisogno di un uomo per meglio gestire un collegio. Per cui va a proporsi come giardiniere, e ecco lì, ecco quello che è la porta d'entrata di entrare nel cuore, nella simpatia, negli affetti della direttrice Marta. E qui vediamo come in effetti John va ad adattare dei comportamenti e dei contenuti, dei pensieri in funzione di quello che si attendono poi le donne. E per l'adolescente, perché siamo partiti da quello, questo piccolo dettaglio, non necessita nessun tipo di comunicazione, di pensiero, di seduzione. Ed è quello che poi ci inganna quando si guarda il film. Si pensa che sia innamorato di Edwin e che dell'adolescente non gli interessa un bel niente. Invece poi lo si scopre lì a letto con l'adolescente. Con la direttrice va a cogliere quello dell'aiuto come uomo, come giardiniera, e Edwin come colui che potrà salvarle. Qui si capisce un aspetto essenziale del funzionamento del manipolatore perverso, cioè la psiche del manipolatore perverso è una scatola vuota in cui non ci sono dei pensieri specifici. Questi pensieri poi prendono forma
in funzione della persona con la quale si ritrovano a parlare e con la persona che vogliono avere sotto proprio dominio. In questa scatola vuota di pensieri propri, c'è anche un vuoto a livello affettivo. Non sono coinvolte affettivamente, è quello che poi si dice, parlando del manipolatore perverso, che manca di empatia. Questa scatola è vuota anche di sentimenti. Quando esprime, dichiara il suo amore, i suoi sentimenti a Edwin, ebbene, sono sentimenti vuoti, che escono di una scatola vuota, mentre Edwin no, che ha l'empatia, che ha dei sentimenti, lei li prova questi sentimenti in un modo reale, sincero. E se questa scatola è vuota di pensieri, di sentimenti, qual è il desiderio allora del manipolatore? Qual è il desiderio di John? Beh, è quello di avere il dominio su tutte queste donne, e quello poi di rimanere, quello poi c'è un desiderio che è materiale, c'è sempre un desiderio un po' materiale, che è quello di rimanere lì perché gli conviene, di non essere consegnato ai sudisti, o di ritornare in guerra. Beh, preferisce rimanere lì in questo collegio con delle donne e avere poi il potere su tutte queste donne. Questo si vede che è il primo tempo del manipolatore, è come poter fare in modo che l'altro sia soggiogato e sia affettivamente, emotivamente coinvolto, mentre lui non lo è. E coinvolto anche con dei pensieri, perché ognuna delle tre donne ha dei pensieri, a parte coinvolgimento emotivo, ci sono anche dei pensieri. La direttrice ha quei pensieri, ecco, di poter avere qualcuno, un uomo con lei per gestire bene il collegio. Edwin è quella finalmente di poter uscire, di poter scappare da quel luogo e trovare poi l'amore. E l'adolescente di provare per la prima volta quello che sono poi le esperienze, un'esperienza sessuale. Quando poi viene smascherato, questo è il punto importante, quando viene smascherato, ecco che tutto cambia. John, quando scopre che gli hanno tagliato la gamba, che gli hanno amputato la gamba, scende, grida e si presenta come la vittima. Ah, non posso fare più niente, mi avete rovinato, sono io la vittima e voi i carnefici. Questo è un primo rovesciamento, se vogliamo, del manipolatore. Quando il manipolatore si vede smascherato, ecco che passa da una posizione all'altra, dalla posizione di seduzione, di sedurre l'altro, a una posizione, quando viene smascherato, una posizione di essere la vittima e l'altro il carnefice, l'altro che vuole poi dominarlo. È Marta che vuole dominare, è Marta che gli ha tagliato la gamba per poterlo soggiogare, per poter avere un potere, un dominio totale su di lui. E questa è la sua interpretazione. E in più accusa le donne e dice: e perché mi avete tagliato la gamba? Perché Marta, perché anche tu Edwin hai accettato questo? E perché volevate che io venga nel vostro letto e non quello nel letto di Alicia, dell'adolescente. Lì ci sono le accuse, ecco che accuse, accusa gli altri. Il manipolatore va ad accusare gli altri dopo essere passato in una posizione di vittima. Quando è in una posizione di vittima, poi accusa. Non sono io, siete voi il carnefice e per questi motivi lo siete. E nel secondo tempo, poi, certo, ritorna poi il desiderio che c'era prima, in questa scatola vuota di pensieri, di affetti. Torna a questo desiderio di rimanere lì e di soggiogare, di continuare ad avere un potere totale su queste donne, sulla direttrice, sull'insegnante e sulle studentesse. E per fare questo, visto che è stato smascherato, ebbene il manipolatore utilizza poi
altri mezzi, non sono più i mezzi della seduzione, dell'essere amabile, gentile, condiscendente, ma quello della violenza verbale e fisica, perché si fa dare una pistola e grazie a questo poi può intimorire tutte le donne. E la manipolazione continua, certamente continua, per esempio con una ragazzina, con una studentessa, una piccola studentessa, quando è in camera sua, la manipola per dirle che dovrebbe parlare con la direttrice, con Marta, per convincerla a tornare come prima, a fare in modo che sia come prima. Sa bene che non può chiederlo direttamente a Marta perché la direttrice è una persona a certa età, smascherando, non può più ottenere questo e dunque si avvale poi di un'altra persona, della ragazzina più ingenua. Tutte le persone lì, tutte le donne, soprattutto la direttrice, una certa responsabilità verso tutte, si pone il problema di sbarazzarsi dopo averlo smascherato, dopo che una persona smaschera il proprio manipolatore, quello che quale l'ha manipolato, ebbene, dopo che è passato come vittima di averlo accusato, uno vuole liberarsene ed è lì che scatta la difficoltà, l'impossibilità di liberarsi del manipolatore. E anche a livello clinico è così, quando un paziente, che una paziente si è accorta di essere col manipolatore, viene dallo psicologo per trovare poi i mezzi per liberarsene, perché da sola non arriva più a liberarsene. E nel film c'è la ragazzina studentessa che trova l'idea, suggerisce l'idea dei funghi avvelenati per ucciderlo. E nel film poi si opta per l'uccisione. Nella realtà bisogna optare per trovare il coraggio, la forza di staccarsi, separarsi di un modo netto dal manipolatore. Ecco qua. Alla prossima video, arrivederci.